Cari amici, buongiorno, buongiorno a tutti. Come tutti voi, come molti di voi, siete in casa fermi perché questo virus ci sta un po' condizionando la vita, ma noi bisogna vedere anche il positivo di questo e quindi approfittare di questi momenti che noi siamo in casa per divertirci con il cibo, perché no, a fare delle ricette o a fare delle cose che noi possiamo fare per noi, per i nostri pranzi. E divertendoci con quello che abbiamo. Una delle cose che voglio dirvi è che si farà questo lavoro con quello che abbiamo a disposizione. Non andiamo a cercare cose particolari, perché non è che possiamo andare a comprare sotto casa come vogliamo continuamente, ma dobbiamo stare fermi in casa e fare un po' quello che possiamo con gli ingredienti che abbiamo. Però prima di cominciare mi voglio presentare, sono Saverio Carmagnini. Sono un cuoco dell'Associazione Cuochi Fiorentini, appartenente alla URCT, quindi Unione Regionale Cuochi Toscani, e fra l'altro ho fatto un percorso anche nel sommelier, perché sono anche un sommelier oltretutto. Sono stato delegato a Firenze per due mandati e ho diretto la Toscana per 19 anni, per cui insomma un piccolo percorso l'ho fatto anche nel sommelier. Sono un ristoratore, ristorante Carmagnini 500 a Calenzano. È un ristorante storico perché è un ristorante che ha 108 anni di gestione quest'anno. Il nonno Alessandro nel 1912 l'ha rilevato da una gestione che c'era qua. Siamo in campagna, siamo in un posto dove praticamente questi ristoranti erano un luogo di passaggio, quindi insomma c'era anche il trapelo. Una storia che dovrei raccontare, che mi ci vorrebbe mezz'ora, per cui voglio andare avanti. Voglio dirvi che farò questa ricetta con gli ingredienti che abbiamo a disposizione e voglio anche rammentare che abbiamo sempre fatto parte della Confcommercio e quindi poi della FIBE. Sono stato anche un consigliere a Prato, perché prima c'era anche la Camera di Commercio di Prato, c'è ancora, e quindi facciamo parte di questa organizzazione a livello nazionale e quindi che ringrazio perché ci è sempre stata vicina. Partiamo con questa ricetta. Dobbiamo adoperare i fagioli. I fagioli che è una proteina vegetale che noi abbiamo a disposizione. In questo caso si fa questa perché potrebbe essere anche della carne o del pesce, ma noi parliamo dei fagioli. Ho cotto già dei cannellini, ma ho qui a disposizione altri tipi di fagioli. Questo è un toscanello, questo è un fagiolo rosso di Lucca, quindi possiamo divertirci con quello che abbiamo. Io voglio farvi un'insalata calda in questo caso. Voglio fare un'insalata calda che vado a preparare velocissimamente. Ho acceso il fornello, c'ho una teglina qui davanti a me, olio extravergine di oliva, mi raccomando tassativamente olio extravergine di oliva, che abbia un buon colore e anche un buon profumo, perché altrimenti se l'olio non va bene poi lo sentiamo. Ci vado a mettere della pancetta o della spalla, in questo caso io non ho la pancetta qui a disposizione, ma ho una spalla molto stagionata, bella grassina, che ha un grassino rosa così bello che viene voglia di mangiarla così, ma è una realtà. Ma io la sto adoperando come base al posto della pancetta. Vedete che ha un colore eccezionale questa spalla, quindi uno se la mette su una fetta di pane, altro che. Ci divertiamo. Io lo metto leggermente ad arrostolire, leggermente perché non c'è bisogno di farla cuocere tanto, ma deve prendere un po', diciamo un po' di calore, e ci vado a mettere i fagioli che ho precedentemente cotto e che ho qui, e questi sono i cannellini. I fagioli che ho precedentemente cotto, poi vi dirò come si cuociono, ma lo dirò sul finale, sono già stati preparati. Li metto questa teglina, li faccio amalgamare a questa pancetta o a questo prosciutto, diciamo stagionato, che io ho tagliato. Ci vado ad aggiungere dei pomodorini, come vedete io li ho già tagliati, li aggiungo, li metto dentro, ci metto un pochino di pepe perché a me mi piace, eccolo, perché no, un goccio di sale appena appena perché non ne serve tanto. Io vado a saltare, i fagioli erano ancora caldi, per cui la cosa che posso fare, ci metto un gocciolino d'acqua ancora, ecco,
È un piatto che si fa veloce una volta che abbiamo gli ingredienti a disposizione. Ora vi faccio vedere cosa possiamo fare con questo tipo di piatto. Due tipi di realizzazione. Uno che può essere servito in questo caso da solo. Guardate, io non ho bisogno di far cuocere neanche il pomodoro, perché deve essere un qualcosa di fresco. La pancetta che ho messo, la spalla in questo caso, è croccantina, bellina. Io la vado a mettere al mezzo del piatto. È un piatto caldo che ho preparato. L'altra soluzione, ho del pane toscano che ho qui alla mia destra, lo metto al centro del piatto e ci metto sopra questa insalata calda di fagioli. Vado a completare il piatto, ma direi che lo vado a completare con un giro di olio a crudo, perché ci sta molto 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 bene. Lo vado a completare, perché no, con due foglioline di alloro, così si fa una bella guarnizione. E se vogliamo possiamo aromatizzarlo con delle foglioline di timo, in questo caso, che io ho colto sul davanzale della mia finestra, ma chi non ha il timo può mettere delle foglioline di prezzemolo, magari le mettiamo così sopra giro, perché vanno a dare un po' di aroma e anche colore, se vogliamo, al piatto. Ecco, perché no? Ecco, qualche fogliolina a giro che aromatizza il piatto. In questo caso noi siamo già pronti. Quello che voglio raccontarvi invece è la procedura della cottura dei fagioli, perché noi abbiamo questi fagioli qua, li abbiamo messi a bagno per 12 ore, si cambia l'acqua e poi si cuoce per 40 minuti, un'ora circa. Ecco, il risultato è questo. Ma io voglio farvi vedere un'altra cosa, visto che ci siamo, ci vogliamo divertire. Io prendo una scodellina che ho qui dietro. Scusate se vi ho girato le spalle un secondo, ma se io ci metto qua due fettine di pane e prendo l'acqua di cottura ai fagioli che ho preso, questa è una ricetta per esempio che faceva la mia mamma, mi ricordo, l'acqua dei fagioli, vedete, perché poi i fagioli restituiscono dell'amido, del sapore, in questa maniera. Guardate che bella zuppettina ho fatto. Ci metto dell'olio a crudo, un pochino di pepe tassativamente, sì. Ora, mia mamma la chiamava una zuppa lombarda, io non lo so, chiamatela come volete, però in questo caso io ho fatto un piatto con quello che avevo a disposizione. Ed è interessantissimo, perché diventa una zuppa, chiamatela come volete, ma è un altro modo di lavorare o di risolvere con quest'acqua bellissima di cottura che noi abbiamo. Cari amici, vi dico, mi raccomando, state in casa, divertitevi cucinando. E vi saluto con un abbraccio da parte mia per tutti voi. A presto.